In questo video dobbiamo studiare la convergenza della serie seno di nx fratto n fattoriale e poi in seguito calcolarne la somma esatta. Quindi iniziamo dal punto 1. L'osservazione da fare è che seno di nx in modulo è sempre minore di 1 e quindi modulo di seno di nx fratto n fattoriale è sempre minore o uguale di 1 su n fattoriale. Ma se chiamo questi 1 su n fattoriale mi è, diciamo, m con n, ho trovato che, diciamo, la funzione ennesima, che è seno di nx fratto n fattoriale, è più piccola di una costante m su n, e inoltre la serie degli m con n, che quindi è uguale alla serie da n uguale a 0 fino a più infinito di 1 su n fattoriale è minore di più infinito. Questo qui è facile da verificare. Quindi cosa abbiamo? Abbiamo che non solo la serie converge, ma che abbiamo che la serie converge totalmente. Quindi la serie converge totalmente, dove converge totalmente non abbiamo mai dovuto supporre x limitato da qualche parte, quindi per ogni x appartenente ad R. E a questo punto, quindi con la convergenza totale, siamo sicuri della convergenza uniforme e della convergenza puntuale. Calcoliamo la somma esatta, quindi vediamo a cosa converge. Punto secondo, somma esatta. L'osservazione è che la nostra serie da n uguale a 0 fino a più infinito di seno di nx fratto n fattoriale, se volessimo scriverla per esteso, che cos'è? È seno di x più seno di 2x fratto 2 fattoriale più seno di 3x fratto 3 fattoriale più e così via. E diciamo che questa serie dovrebbe ricordare lo sviluppo in serie delle potenze della funzione, la funzione esponenziale. E alla x si può sempre scrivere come x più x alla seconda su 2 fattoriale più x alla terza su 3 fattoriale e così via. Soltanto che qui abbiamo seno di 2x e non seno alla seconda di x, come seno di 3x e non seno alla terza di x. Quindi qual è quello che si può osservare? Diciamo osservazione l'osservazione da fare è consideriamo la serie non di seno di nx ma di e alla i volte nx fratto n fattoriale. Perché? Perché questa qui è la serie di coseno di nx più i volte seno di nx fratto n fattoriale, ovvero è la serie, diciamo, da n uguale a 0 fino a più infinito di coseno di nx fratto n fattoriale più i volte la serie da n uguale a 0 fino a più infinito di seno di nx fratto n fattoriale. E quindi l'osservazione che abbiamo fatto è che la nostra serie, la serie di seno di nx fratto n fattoriale, altro non è che la parte immaginaria della serie di e alla inx fratto n fattoriale. Quindi studiamo la serie che abbiamo appena trovato, quindi la serie da 0 a più infinito di e alla inx fratto n fattoriale. Qual è il vantaggio di studiare questa serie al posto di quella con il seno? È che qui si comporta, c'è cioè la funzione esponenziale, quindi diciamo e alla inx posso vederlo come e alla ix alla n.
E ora questa la riconosciamo, questa qui è la serie della funzione e alla x, eccola qui, dove però in questo caso diciamo x, il nostro x è e alla x. Se metto e alla x qui dentro lo ottengo appunto è la serie. Quello che ottengo diciamo è che e alla e alla x non è nient'altro che e alla x alla n fratto n fattoriale. E quindi ecco qui, questo qui, questa serie converge alla funzione e elevato alla e alla x, che possiamo anche riscrivere come e elevato alla coseno di x più i volte seno di x, che possiamo di nuovo riscrivere come e alla coseno di x, che moltiplica e alla i volte seno di x, ovvero e alla coseno di x che moltiplica coseno calcolato in seno di x più i volte seno calcolato in seno di x. E con questo abbiamo concluso. Perché? Perché la nostra serie, quindi la serie da n uguale a 0 fino a più infinito di seno di nx fratto n fattoriale, che era la parte immaginaria della serie da n uguale a 0 a più infinito di e alla inx fratto n fattoriale, è uguale alla parte immaginaria della nostra serie, quindi è e alla coseno di x per seno di x.